veloce per dimenticarsi. Sta registrando, sì. Ok. Bene, allora io direi che credo possiamo iniziare, tanto c'è sempre la registrazione, come sempre ci sarà quella pubblicata tra poco su YouTube e poi quella presente sul portale della didattica. Ok, prendiamo la prima domanda dalla chat. Volevo sapere. Il vostro collega vorrebbe sapere. Ok. Se il programma è già stato tutto coperto oppure se rimangono altre lezioni. Ne rimane solo una, che se la intendiamo proprio diciamo come lezione, no? Che è questa sugli UX, che abbiamo quasi finito di preparare. Questa volta siamo un pochino forse più in ritardo, ma in realtà diciamo. Non c'è nulla che non sapete già fare con altri strumenti. Gli UX sono una forma, diciamo che sta emergendo nell'ultimo anno, diciamo così, un anno e mezzo, due forse, se vogliamo essere abbondanti, in React per, diciamo, portare una serie di funzionalità che sono già tutte presenti. E disponibili con i componenti tipo classe e i componenti tipo funzione. Ogni tanto semplificano un po' il modo di scrivere le cose, per cui questo è diciamo, il valore di questi UX ed è il motivo per cui ci teniamo a farli. Però di per sé non è che c'è qualcosa che non sapete già fare che dobbiamo ancora vedere nelle lezioni. Questo è anche il motivo per cui ce la siamo presi un attimo più comoda insieme a tutti gli altri impegni che abbiamo per quest'ultima lezione. Questa è l'ultima lezione. E poi, come dicevamo sul laboratorio, la settimana dopo non so ancora bene in che forma faremo degli esercizi, in qualche modo. Adesso devo ancora parlarne bene col professor Corno dell'altro corso in inglese, però probabilmente diciamo, lavoreremo su un esercizio completo, un qualcosa di questo tipo, in maniera che abbiate un qualcosa a cui ispirarvi su come fare per l'esercizio, diciamo così, dell'esame, il progetto anzi dell'esame. In realtà abbiamo un progetto relativamente complesso, relativamente nel senso che potrebbe esserlo di più o di meno, però che è quello dei voti che abbiamo portato avanti diciamo per tutto il corso, quindi quello degli esami, il React Scores, che di fatto è già relativamente complicato, no? Quindi si vedono già tutta una serie di cose che possono essere di ispirazione per il progetto finale. C'è un esempio un po' più piccolo che il client server, React Client Server, che diciamo può servire come seconda ispirazione. E penso che useremo appunto l'ultima lezione a far vedere un esempio di progetto completo. Il 9 giugno, come abbiamo scritto, ci sarà la traccia per il primo appello, quindi il progetto da sviluppare per l'esame, e quindi il 12 giugno, quindi dandovi un attimo di tempo per poterlo leggere e comprendere, diciamo così, studiare un attimino. Il venerdì 12 giugno faremo, anziché il laboratorio, che finirà domani. Faremo una video chat come queste, forse con Zoom, adesso non lo so, vediamo in qualche modo, in cui ci sarò sia io sia Luigi De Russis contemporaneamente e la faremo in contemporanea col corso in inglese col quale saremo, diciamo così, in costante contatto, questo perlomeno è l'idea. Cercheremo di rispondere a tutti i vostri dubbi e domande riguardo il progetto per l'esame del primo appello.
più eventuali altri dubbi o domande che aveste, per carità, non c'è sempre spazio per qualsiasi tipo di dubbio, però diciamo, come anticipato nelle istruzioni per l'esame, queste istruzioni che trovate sul sito, regole anzi per l'esame, no? Abbiamo intenzione di fare, diciamo appunto, una video chat apposta dopo ogni assignment. Quindi per ogni appello, in maniera che tutti possano chiedere dubbi e domande. Direi che registreremo questa cosa come abbiamo fatto con tutto il resto, e tutti potranno chiedere chiarimenti su come interpretare il testo. Alcuni diciamo, spesso ci fanno delle domande via Slack su come fare delle cose, eccetera. E, appunto, questo è uno spazio in cui, diciamo, più che dare delle risposte, diciamo, del tipo si deve fare così o cosa, perché alla fine è un po' una scelta, no, dello studente decidere di implementare il progetto in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Diciamo, è una questione di capire che cosa vuole il testo, ma il testo vuole che si ricarichi tutte le volte o vuole che si, che so, adesso non so perché il testo non c'è, quindi sto un po' dicendo così a braccio, però vuole, non so, che la lista delle cose da visualizzare sia sempre aggiornata o si può mantenere. Diciamo, si può aggiornare solo al bisogno, oppure non so, ci sarà, non so, l'elemento X nella lista l'utente può aggiornarlo o no, eccetera, cose più dei dettagli sul tema d'esame. Siamo a disposizione per tutto questo, e a valle di questa operazione credo aggiorneremo anche un file di FAQ, Frequently Asked Questions, che potrà essere utile sia a voi sia per tutti gli appelli successivi. Stiamo cercando di prepararlo, di metterlo insieme. Sono domande tipiche, diciamo, che possono venire fuori, tipo, questo, devo usare gli UX o no? Questo probabilmente è più facile, nel senso che fate come volete, no? Nel senso che alla fine, come dicevo, non è che questi aggiungono una funzionalità che non sapevamo usare prima. Vedete, tra l'altro si possono mischiare UX e funzionalità dei componenti tipo class, quindi vedete come vi trovate meglio. Questo è un piccolo esempio, no? Cose di questo tipo. Devo, non so, poi ci saranno chiaramente le modalità di sottomissione che cerchiamo di finalizzare appunto questa settimana. E poi vediamo appunto un po' le domande che vengono fuori in maniera. È sempre difficile anticipare delle possibili domande finché non si sentono. Quindi in generale abbiamo cercato di dare una minima indicazione di quello che ci aspettiamo qui nell'ultima parte delle regole d'esame, però chiaramente ci siamo. Cioè, ci saranno delle domande magari un po' più specifiche. Ok, se ci sono dubbi o domande, intervenite pure anche a voce, che è sempre gradito. Forse è più facile per voi che scrivere tanto, tanto testo sulla chat. Particolare se avete dei dubbi o domande anche sulle lezioni passate, se qualcuno è rimasto indietro, se ci sono dei dubbi sul laboratorio, diciamo, se avete dei dubbi su come implementare le cose perché non sapete come fare. E spesso non ci sono delle risposte definitive, no? Anche su Slack ultimamente, se avete visto, non abbiamo. Cioè, non è che si riescono a dare delle risposte. Bisogna fare così, bisogna fare non così.
E dipende un po' da quello che uno vuole ottenere. Certo, ci sono dei pattern di programmazione che non vanno bene, no? Nel senso, appunto, ci sono delle cose che non possono funzionare, tipo l'asset state nel render, o appunto mettere la promise come attributo, come properties, eccetera. Sono cose che non funzionano, no? Per come organizzatore React, quindi quelle chiaramente non vanno, bisogna trovare un sistema alternativo di fare la cosa. Altre invece sono dipendono da quello che volete fare voi, quindi tipo famoso problema che ci attanaglia sempre dove ricarichiamo le informazioni una volta che abbiamo fatto un aggiornamento o lo lasciamo solo in interfaccia e lo caricheremo dopo sul server. Questo è un dipende, no? Abbiamo i vantaggi e gli svantaggi e quindi lì bisognerà un po' capire. Però l'importante è che in una soluzione di quel tipo lì, se si tiene sull'applicazione, sia uno stato e quindi salvato da qualche parte e così via. Se avete dubbi o domande, ecco, credo che mi convenga scrivere, se no io parlo a braccio e poi magari ci annoiamo tutti. Allora, c'è una domanda. Sto provando a fare l'Hub 10. Ecco, tra l'altro che è congiunto, no? Quindi la scorsa settimana e questa settimana abbiamo dato un esercizio un po' più complicato. Ok, non riesco a farlo nonostante abbia capito la lezione sui root. Potrebbe darmi qualche consiglio su come implementare la soluzione a partire dall'Hub 9? Allora, andiamo a vederli perché altrimenti ci perdiamo, anzi mi perdo, voi sicuramente meno. Quindi e prendo in laboratorio course login vuole farci la preview, va bene, se no facciamo anche il download. Così possiamo aprirci dove ci pare. Ok, quindi bisogna decidere come mettere delle pagine, no? Quindi abbiamo allora, prima di tutto, questo vale anche per il progetto, eccetera. E se ci sono dei requisiti nel testo, bisogna rispettarli, no? Quindi, qui si dice, aggiungi una nuova pagina con il form per fare il login. Quindi, pagina numero 1 da considerare, e poi vediamo quando farla, diciamo barra login o qualcosa di questo tipo con i campi che ci vengono detti, eccetera. Poi bisogna scegliere una pagina sulla quale mestriamo i task, no? Che è la pagina principale della nostra applicazione. Potete decidere, direi, di farla come volete, se volete fare una barra tasks oppure fare barra e basta. Poi c'è da implementare i filtri. Quindi cieco. I filtri e la pagina con la, diciamo, finestra modale dove si aggiungono i task come pagine, no? Quindi di fatto il testo ci dice già che ci sono delle pagine che sono barra login, barra add, diciamo così. I nomi li sto dicendo così, però ecco, potrebbe essere un'indicazione. Ecco, e poi ci dice che ogni filtro va implementato come pagina separata.
Quindi dovremmo avere, che so, farei un barra filter barra nome del filtro. Quindi queste sono le pagine, dobbiamo solo decidere dove vogliamo mettere i task, se su barra o su barra tasks. Questa è la prima idea, diciamo, che mi verrebbe in mente nel momento in cui facciamo, diciamo, un ragionamento su quali dovrebbero essere le pagine, no? Poi è chiaro che possiamo fare modifiche a questo approccio, possiamo cambiare idea strada facendo perché ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, no? Per esempio, io adesso ho detto barra tasks, e poi però in realtà barra tasks cosa sono? Mostrare tutti i task. Quindi forse barra filter all, cioè barra filter barra all, no? Quindi quel tipo di filtro all è equivalente al barra tasks. Allora forse il barra tasks non ci serve, no? E quindi vuol dire che quando arriviamo sulla pagina, vabbè, o arriviamo sul login o arriviamo su barra filter barra all. Questo potrebbe essere un'opzione, no? Questo è il tipo di ragionamento. Questo qui, quest'ultimo punto, vi viene fuori nel momento in cui state pensando a come organizzare le pagine, a vedere se vi manca qualcosa, eccetera. E se non vi viene subito, proverete a codificarlo nel momento in cui codificate un barra tasks e poi provate a fare un barra filter all e vi accorgete che mettete gli stessi dati di barra tasks. Beh, allora unificate le due route e ne usate una sola, no? Quindi da questo punto in poi direi che si può partire, no? E quindi si va nell'app e si va a mettere le route, quindi app avrà intorno router, no? Potreste partire, diciamo, dall'esempio del professor Corno, quello che ha messo online, che è appunto il React. Partiamo da quello che è facile. Dunque, client server example, no? C'è il branch, core router with router client src, app, quindi siamo in client src app e semplicemente cominciamo a mettere intorno a tutto router, poi container se volete, però non è indispensabile. Poi direi che la cosa più semplice è partire con un bello switch e mettere le route che dovrebbero costituire la nostra applicazione. Quindi per esempio appunto abbiamo l'add di prima, la route principale, in cui possiamo anche fare semplicemente un redirect. Se non ci va di avere la route principale che contiene qualcosa, e poi possiamo avere, che so, le route tipo slash filters, due punti, filter name, qualcosa di questo tipo, e di qui possiamo partire e andare avanti. Ok, non voglio monopolizzare, diciamo, il discorso su una sola risposta, ma spero di aver dato almeno un'indicazione su come partire. Quindi il codice c'è. Bisogna organizzarlo in root, no? E quindi prima di tutto bisogna scrivere delle root e poi mettere dentro ogni componente, a un certo punto, dei link, no? In maniera da potersi muovere tra le pagine. Ok, andiamo a vedere le altre domande. Devo ancora terminare il punto 1 del laboratorio. Mi chiedevo quando basta usare un href o quando dovremmo usare le root. Io prima di questo laboratorio, ad esempio, la sidebar aveva qualcosa tipo list group item, action, href private, id filter private, oppure noi avevo un nav link href. Dunque, in generale io vi suggerirei di usare le root sempre, nel senso che se avete bisogno di indicare qualcosa usate link, no? Quindi
link, tu, eccetera, eccetera. Perché questo è il meccanismo che ci fornisce il React Router. Quindi, vedere degli href in giro, onestamente, non penso sia utile, ecco. È vero che poi alla fine magari ottengono lo stesso risultato, però so come dire, è un po' come andare a scriversi del DOM apposta nei componenti direttamente senza usare i componenti, senza voler passare per i componenti React. Cioè, se c'è il componente, se c'è il meccanismo React, usiamolo. Se non c'è, per esempio, abbiamo visto la validazione del form, abbiamo visto che se avete un componente speciale, l'HTML5, video, audio, eccetera, e avete bisogno di quei metodi, vabbè, allora procediamo diversamente. Però se c'è, perché non usarlo? Ok, quindi io suggerirei di provare a trasformare tutto in link, navlink, che in realtà forse è una cosa diversa da quella che aveva qui. Navlink serve solo a evidenziare automaticamente le cose, quindi piuttosto ha un nav e poi dei link dentro. Ok, prego. In uno dei laboratori è stato suggerito di utilizzare Bootstrap React. La mia soluzione comunque si è basata su Bootstrap classico e sembra funzionare correttamente. Non mi è chiaro, molto chiaro dunque perché quando utilizzo una soluzione piuttosto che l'altra. E ecco, di nuovo, questa qui è una di quelle domande a cui la risposta è fate come volete, nel senso che prego. Diciamo che si può usare Bootstrap React o si può usare Bootstrap e basta. Con Bootstrap React, diciamo così, state più tranquilli che non dovrebbero esserci interferenze tra il suo JavaScript e il JavaScript di React, no? Quindi diciamo che col Bootstrap React difficilmente avete problemi dovuti a Bootstrap. Perché è già pensato per React e le cose che davano fastidio sono già state eliminate, no? O aggiustate e rese compatibili con React. Se invece usate il Bootstrap normale, ogni tanto potete avere dei problemi. Adesso è andato via, volevo farvi vedere un esempio di ciò. Io ho provato a portare avanti l'esempio del React Scores, prendiamo pure l'ultimo branch che è quello col router. Dunque, mi sembra che nel login component, exam component non fa niente. Cioè, ah no, era l'optional error message, allora è di qui, nell'exam component. Quindi c'era l'optional error message, no? Che cos'è? È un normalissimo div class alert di Bootstrap. Bootstrap non Bootstrap React, Bootstrap e basta, no? Il Bootstrap base, diciamo così. Ecco, io ho messo questo commento proprio per farvi capire la questione, no? Se voi andate a vedere l'esempio di Bootstrap normale, per far funzionare la X per chiudere il messaggio, no? Vi suggerisce di scrivere data dismiss uguale qualcosa. Bene, se usate questo meccanismo, qui non funziona più. Perché? Perché è andata dismiss, diciamo dentro il Bootstrap normale, si avvale di codice JavaScript che va a lavorare sul DOM. Allora, se sono poi in due che vogliono lavorare sul DOM, cioè Bootstrap e React,
Succede che nel momento in cui voi cliccate la X, agirà il JavaScript di Bootstrap, ve la fa sparire e poi arriva React che ha uno stato interno diverso e ve la fa riapparire, no? E quindi non funziona. E quindi ce lo dobbiamo gestire noi. On click, props, cancella error message, no? E ce lo facciamo noi con uno stato e non mettiamo il data dismiss, ma semplicemente mettiamo il tutto dentro un if che nel caso in cui non sia da far vedere ritorna nulla. Questo è un piccolo esempio di un, diciamo, piccolo problema che vi può spuntare fuori nel momento in cui usate Bootstrap anziché React Bootstrap per fare certe cose, in particolare quelle che richiedono il codice JavaScript, no? Lo stile lo facciamo verde, rosso, eccetera, se anziché l'alert, il warning viene giallo anziché rosso o qualche altra colore, non è che darà mai problemi perché quello lì è CSS, non è che può interferire più di tanto. Nel momento in cui c'è un comportamento attivo, ecco questo, se è fatto in JavaScript in una maniera, diciamo che non tiene conto delle peculiarità di React, può dare un problema. Quindi, diciamo che abbiamo imparato React. Volete usare React Bootstrap? Probabilmente è consigliato. Non è indispensabile, però bisogna fare attenzione, no? Nel momento in cui c'è qualcosa che non va, c'è sempre il rischio che ci sia Bootstrap di mezzo, se era una funzionalità fornita da Bootstrap. Quindi spero di aver reso l'idea. Ok. Prendo la domanda che c'è sulla chat. Nei precedenti laboratori caricavo le info sui task facendo una chiamata all'API REST al component heat mount. Ok. Adesso, poiché abbiamo dovuto aggiungere il login, la chiamata all'API viene fatta nel caso in cui il login vada a buon fine. Il problema è che quando ricarico la pagina perdo lo stato e quindi non vedo più i task. Ho strutturato male il ragionamento? No, va bene, nel senso che l'idea delle single page application, no? SPA, è che si carica una volta e basta. Quindi, il ragionamento per una SPA, quindi Single Page Application, funziona ed è corretto così, cioè noi non vorremmo interagire col server mai al di fuori della prima volta che ci fornisce appunto tutto il contenuto, tutto il JavaScript, eccetera. Il bottone reload ovviamente interagisce col server, no? Quindi ricarica tutto e quindi ricarica l'applicazione col suo stato iniziale, quello fornito dal JavaScript. E quindi diciamo che come ragionamento fila, no? È tipico delle single page application comportarsi in questa maniera. Se non vogliamo un comportamento di questo tipo, dobbiamo cominciare a ricorrere a trucchi vari e cose, diciamo, sistemi vari che sostanzialmente vanno a capire se c'è una qualche forma di, diciamo, sessione, se così possiamo chiamare, già esistente, e allora in quel caso andarla a recuperare e recuperare le informazioni dal server e quindi ricostruire lo stato dell'applicazione che non sarà più lo stato iniziale. Io ho provato a farvi vedere come si può fare nell'esempio sempre in React Scores. Se voi andate a vedere, cioè, beh, no, il with router alla fine, perché è l'autentica, il with router è derivato dal with out, che è l'authentication. Tra l'altro, ecco, spero che lo sappiate, però se voi andate su Insight e andate su Network, vedete anche la struttura. Dunque, se dovrei poter andare a destra, sì, ok.
Vedete anche la struttura, temporale dei vari branch. In realtà questa riga di sotto non la vedete perché è privata, ma non fa niente, questo è un esperimento che ho provato a fare io per conto mio. Voi vedete questa riga di sopra, e quindi vedete che prima c'è stato lo state, poi abbiamo messo la fetch, poi abbiamo messo l'out e poi il router. Quindi questo è Insight Network. Comunque, diciamo, rimaniamo pure sul repository base, noi lasciamo sempre un, diciamo, l'ultimo commit di ogni branch è quello che ci interessa, che è quello che scaricate anche qui con lo zip, download zip del master del branch che vi interessa. Quindi, il router che ha tutto, io ho fatto una cosa che è più che altro a titolo dimostrativo, perché appunto poi questa domanda finisce che esce e viene da dire: ma possibile, ma non potrei fare qualcosa di diverso, eccetera, no? E quindi ho organizzato il render in questa maniera, no? Io ho pensato a tre percorsi: login, update, e l'ho chiamato update perché fa sia l'add sia l'edit, e quindi non volevo chiamarlo né add né edit, e poi slash che è quello che fa vedere tutto, no? E quindi fondamentalmente ho pensato di avere diciamo, un modo che se io carico l'applicazione, va per prima cosa a verificare se io sono autenticato. Se sono autenticato va a caricare i dati e quindi mi visualizza i dati. E se non sono autenticato, invece mi visualizza la pagina di login. Però questo non è obbligatorio. Volevo farvi vedere appunto questo esempio perché poi sapevo che questa domanda viene fuori. Perché noi quando usiamo le applicazioni, meglio, usiamo il web, siamo abituati ad un comportamento di questo tipo. Un comportamento di questo tipo richiede di avere un meccanismo che ci mantenga l'informazione di autenticazione. Noi abbiamo voluto vedere questo JWT, questo token di autorizzazione in realtà, e che però noi stiamo di fatto usando anche come sistema di autenticazione, e quindi ho voluto provare a vedere se riuscivo a implementare qualcosa di simile alle applicazioni, diciamo, classiche, quelle con la sessione, con un meccanismo di una single page application. Quindi il modo di farlo è, io carico la single page application, la single page application è la prima cosa che deve fare, non è una cosa fissa come siamo stati abituati a fare finora, cioè portami sulla prima pagina e sarà sempre il login, ma verifica se l'utente ha un token valido da qualche parte. E questo da qualche parte non può che essere nei cookie del browser o nel local storage, session storage e così via. Noi abbiamo scelto di usare i cookie per i motivi che abbiamo illustrato sulle slide. E quindi di fatto io vado a fare una richiesta verso il server. Il server mi dice se sono autenticato o no. Se sono autenticato mostro, carico i dati e li mostro, altrimenti mostro login. Ok? Però è del tutto normale che succeda quello che dice il vostro collega. Che quando ricarica la pagina perdo tutto. Se uno vuole provare a emulare il comportamento delle applicazioni, diciamo, più tradizionali che usano una sessione lato server, deve porsi il problema nello scrivere il codice della single page application facendo che, in modo che funzioni sostanzialmente con la stessa idea dietro, no? Cioè, nella sessione lato server è il server che quando mi carica la prima pagina mi dà direttamente le informazioni. Nella single page application sono io che devo andare a vedere qual è lo stato dell'applicazione coerente col server. Poi ecco. Parlerò anche col professor Corno, ci mettiamo d'accordo su cosa sarà richiesto per l'esame.
In realtà l'esame a noi, vabbè, un minimo di funzionalità da dimostrare che siete in grado di usarla, eccetera, questo va bene, è richiesto. Però in realtà nell'esame non è che ci interessa tanto il fatto che uno diciamo, abbia messo la cosa che diventa gialla, rossa, ridirige di qua, ridirige di là, se uno schiaccia quel bottone che non usa mai nessuno nel browser. Insomma, l'importante è organizzare le cose secondo un meccanismo logico e ragionevole. E ovviamente rispettando tutte le specifiche del testo, perché sennò ovviamente non ci sarebbe equità di valutazione nei confronti di tutti i vostri colleghi. No, se una cosa è richiesta, quella va fatta. Però se una cosa non è esplicitamente richiesta, diciamo un'assunzione ragionevole in generale dovrebbe andare bene. E dicevo, ne parlo poi con il professor Corno perché cerchiamo di avere appunto questo tipo di dubbi e domande in una serie di FAQ, in maniera che rimanga scritto anche per voi, anche a vostra tutela, il fatto che appunto questa cosa si poteva o non si poteva, cioè si doveva fare oppure si poteva lasciare, diciamo, alla interpretazione, posto che fosse una cosa ragionevole. Quindi, buongiorno, avrei un dubbio su come impostare la pagina iniziale login. Per farlo ho sfruttato il parametro mod e lo stato, ho semplicemente usato un if this state mod login per effettuare eventualmente un rendering su questa pagina. Ovviamente lo stato iniziale prevede effettivamente un mod login, perciò la pagina iniziale diventa effettivamente login. C'è un altro modo meno contorto? Eh sì, dunque, in generale lo stato dell'applicazione non dovrebbe essere usato per la navigazione, no? È il motivo per cui abbiamo introdotto il router. È il router che deve gestire lo stato della navigazione. Quindi il fatto che si trovi sulla pagina di login non dovrebbe essere una variabile di stato. Piuttosto, se vuol mantenere questa informazione nella variabile di stato, dovrebbe dire se è autenticato oppure no, no? Quindi come vedete, io qui avevo uno stato che non era mod login, no? È loggato, quindi è autenticato. Poi uno può avere uno stato loading, va bene, di servizio, ok. Però quella variabile che c'è sempre stata in questo progetto e che adesso è sparita, che era nello stato il mod, no? Che era mod view, add, edit, login, quello che volete, è sparita. Dovrebbe sparire perché è il senso di avere il router. E fondamentalmente quell'informazione va a finire, diciamo così, nella barra del browser, quando ovviamente l'applicazione gira. Perché è l'URL sul quale siete. Quindi siamo in modo login. Siamo in modo login perché siamo sull'URL barra login. Quindi, come facciamo a livello pratico a implementarlo? Facciamo che, dunque, noi quando carichiamo la pagina arriviamo sulla root slash, no? Perché React, o comunque noi, no? Scriviamo localhost 3000 senza niente e arriviamo sulla root slash, no? Sulla root slash sostanzialmente dobbiamo decidere che cosa fare, no? Io qui ho scritto, vabbè, se loading, altrimenti diciamo non è logging, non è loading, non siamo loggati, che quindi è lo stato iniziale, redirect login. Fine. Questo era il modo che avevo usato, no? Quindi anziché mettere mod login per cui all'inizio faccio vedere il login, io all'inizio entro e so su quale root entro, e entro sulla slash, e poi ho la mia serie di if che mi portano a fare quello che devo fare. Quindi spero di essermi spiegato. Lo stato, una volta che usiamo il router, dovrebbe contenere solo più lo stato dell'applicazione, per esempio nello stato
ci rimane ovviamente la lista degli esami, la lista dei corsi, login, stati di servizio, diciamo così, come loading, il messaggio di errore e così via. Però non c'è il modo, nel senso di su che pagina sto navigando, se no il root non mi serve a niente. Se voi andate a vedere la versione più vecchia, c'era il without che non aveva ancora il router, funziona così invece. Cioè funziona col mod che ha tanti stati. Ok, guardiamo una domanda successiva. Anche se si scrive manualmente l'URL nella barra di ricerca, si perde tutto, vero? Perché è un comportamento simile. Eh sì, si perde tutto perché scrivere l'URL nella barra di navigazione fondamentalmente vuol dire andare a fare una richiesta al server. E la richiesta del server ricarica tutta l'applicazione. E quindi se io voglio un comportamento, diciamo così, simile alle applicazioni vecchie, vecchie per modo di dire, no? Nel senso quelle che molti di voi sono abituati a usare su internet, e devo scrivere del codice nella mia applicazione per caricare lo stato corretto nell'applicazione che avrà uno stato iniziale che però può non corrispondere a quello che voglio far vedere. Quindi questo vale per lo slash all'inizio, quindi dicevo siamo autenticati, faccio vedere, altrimenti vado su login, e vale per qualsiasi altro URL. Per certi URL è meno importante, nel senso slash update, vabbè, faccio vedere un form, non è che l'utente mi aspetto che vada lì sopra, no? Però per esempio sullo slash a pagina principale, per dire se uno è già autenticato, potrebbe essere utile far vedere che c'è già l'informazione. Quindi il router serve appunto a darci una maniera di non complicare eccessivamente lo stato nelle single page application. È chiaro che nel momento in cui uno decide di andare avanti e indietro con i bottoni del browser, ricaricare, eccetera, sostanzialmente sta interagendo con il server, e per cui va un po' contro diciamo, al concetto di single page application. Prendete Facebook, dico Facebook perché appunto, vabbè, a parte sono quelli dietro React, però è un sito complicato, no? Voi navigate col vostro browser su Facebook, non sentite mai la necessità di premere il bottone indietro, reload e così via, no? Perché è tutto dentro l'applicazione. E tra l'altro funziona anche più veloce, perché se voi appunto fate la richiesta al server deve ricaricarsi un bel po' di cose. E l'idea del single page application è non fare richieste che non servono al server. Ok, poi una domanda difficile. Il progetto dell'esame sarà molto simile a questo laboratorio oppure sarà un po' meno complicato? E li stiamo definendo in questi giorni. Secondo me sarà una cosa tipo questo laboratorio. Diciamo, non so se lo trova particolarmente complicato. Diciamo, non. Ci aspettiamo che si usi React, ci aspettiamo che ci sia il router, direi, penso anche l'autenticazione, magari in una forma meno complicata, però comunque minimo di autenticazione. Ci aspettiamo chiaramente che si carichino dei dati asincroni da un progetto server, cioè un progetto, server scritto in Express e basta, che abbia dietro un SQLite, giusto per mantenere l'informazione. Nel senso, alla fine state facendo pratica col laboratorio su un progetto fondamentalmente simile all'esame, no? Nel senso, vabbè, da una parte ci saranno i task, dall'altra ci sarà, non so cosa ci sarà. Potrebbe esserci, adesso dico così, il carrello della spesa piuttosto che una lista di appuntamenti piuttosto che non so, vediamo cosa pensiamo, no? Però qualcosa di questo tipo.
Non. Cioè, di sicuro cercheremo di non fare una cosa troppo complicata, nel senso sappiamo benissimo che avete, oltre a questo corso, anche altri corsi, eccetera. L'importante è dimostrare di saper usare, aver acquisito le competenze, diciamo, che ci prefiggiamo negli obiettivi del corso, in questo caso saper usare JavaScript, saper usare React, perlomeno nelle versioni base, no? Cioè quello che abbiamo fatto vedere, e diciamo mettere il tutto insieme in un progetto. No, è un'attività, un corso molto pratico, no? Che vi insegna a sviluppare un progetto di un'applicazione web, quindi mettere tutto insieme in un'applicazione web. Abbiamo fatto questo come, diciamo, esercizio per tutto il corso. Appunto, non mi aspetto che partiate da zero a scrivere il progetto. Ecco, avete i laboratori, avete i nostri esempi, eccetera. Bisogna prima di tutto mettersi lì a pensare cosa serve. Quindi, come organizzare il progetto? Una volta che uno ha fatto una buona pensata di come organizzare il progetto, prende e comincia ad adattare degli esempi, no? Nessuno parte da zero. Quindi, anzi, tendenzialmente mi verrebbe da dire. Forse facciamo vedere esempi fin troppo complicati, nel senso che cioè è sempre più facile semplificare che creare una funzionalità in più per conto proprio, no? Quindi questo in realtà è una tecnica, diciamo, pedagogica ben nota, no? Quindi cioè, si fanno vedere degli esempi fin più complicati di quello che effettivamente poi è necessario fare, perché così nel momento in cui uno si trova da solo a fare le cose, ha visto cose addirittura più complicate, quindi si spaventa meno e rimane anche più, dovrebbe rimanere più facile sviluppare le cose. Quindi adesso non manca molto e cercheremo di cioè, vedrete il tema d'esame, non penso che sarà una cosa tanto complicata, ecco. C'è un'altra domanda. Quando decidiamo di aggiungere un task e facciamo aprire la modale, nell'URL dobbiamo vedere indirizzo slash add. E io direi di sì, nel senso che se vogliamo usare il router, sì. Perché cioè, se no non abbiamo un cioè non ha senso usare questo router. È vero che la modale, diciamo, una finestra potrebbe comparire soprattutto di fatto ha dei bottoni, cancello, close, potrebbe anche non avere un indirizzo. Abbiamo chiesto però nel laboratorio che ce l'avesse, quindi potrebbe semplicemente anche, non voglio dire far sparire tutto e far comparire la finestra modale sopra, però diciamo di per sé potrebbe anche far quello, potrebbe anche non essere una finestra modale, però adesso non ricordo se l'abbiamo scritto. Sì, qui abbiamo scritto questa modal. Quindi sarebbe bene provare a farla così, ecco. Anche perché se poi non c'è la corrispondenza con l'URL, finisce che come si fa a decidere se far comparire questa finestra modale o no? Cioè quello che si diceva prima, avrò uno stato con scritto mod add mod view ed è quello che volevo togliere nel momento in cui metto il router. Quindi direi proprio di sì. Riguardo all'orale,
Questa è una buona domanda da fare la prossima settimana. Sarà più un qualcosa tipo presentazione del nostro progetto o ci saranno anche molte domande di teoria? No, io direi che diciamo, ci saranno fondamentalmente domande sul progetto. Non credo più di tanto domande di teoria, nel senso che è chiaro che se uno nella discussione sente delle cose che non stanno né in cielo né in terra, viene da chiedersi, ma vabbè, ma perché secondo lei come funziona la set state? Vabbè, allora se finisce su una domanda di teoria, perché magari uno ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra sulla set state, oppure non so, anche più soft, mettiamola così. Ma qui ho usato una funzione per fare il set state piuttosto che ha messo direttamente un oggetto con nuovo valore, perché? No? E questa è una domanda che può essere interpretata cioè in diversi modi, no? Se uno la dice così, potrebbe sembrare una domanda di teoria, però nel momento in cui ha il progetto suo sotto mano, di fatto dovrebbe avere già la risposta, no? Ho usato la callback e non l'aggiornamento dello stato, perché lo stato dipendeva dallo sta il nuovo stato dipendeva dallo stato precedente, e dovrebbe venire fuori direttamente dal fatto che uno ci ha pensato mentre sviluppava il progetto. No, per cui diciamo il discorso dell'orale è fondamentalmente relativo al progetto. Poi è chiaro che ci può scappare una domanda appunto su qualcosa, chiamiamola di teoria, ma fondamentalmente perché se uno vede una cosa strana in questo progetto si chiede, ma cosa avrà capito della parte teorica? Nel senso, ma mi fa la set state nel render? Vabbè, poi probabilmente non funziona perché React vi blocca, no? Però per dire, ma perché? Ma perché cosa si aspetta che faccia la set state? Allora viene da chiedere, no? Però fondamentalmente saranno domande collegate al progetto. E non, anche perché qui abbiamo appunto. In questo senso c'è scritto nelle regole d'esame. Conoscenza teorica e pratica, no? Vabbè, project design, nel senso, appunto, cioè, qual è l'idea che vi ha guidato nel sviluppare il progetto in questa maniera? Come ha detto, perché non ha fatto una root add? Magari c'è una ragione, non è che uno debba per forza sempre fare tutto, cioè bisogna riuscire a giustificare in una maniera sensata quello che è stato fatto. Che non vuol dire che poi tutto è concesso, no? Perché chiaramente ci sono cose sensate e ci sono cose meno sensate. Però fondamentalmente è parlare di questo, del vostro progetto. Non è che c'è la domanda di teoria. Qual è il terzo parametro della. Non so più quale funzione o. Cioè, vabbè, certo che uno vede che c'è un qualcosa che non funziona, vede una promise, magari parliamo un secondo delle promise, nel senso, ma perché qui ha usato una promise? Ma perché ha fatto reject che in realtà sembrava che tutto fosse a posto? No, è chiaro che se uno non sa cosa vuol dire reject, boh, viene qualche dubbio, no? Questo orale deve anche essere una conferma del fatto che il progetto l'avete fatto voi e sapete che cosa avete fatto e perché, no? Poi che quello che sia stato fatto sia più giusto, meno giusto, più si possa essere più d'accordo o meno d'accordo è una conseguenza, però il perché in qualche maniera deve essere spiegato, perché se uno non ha il perché, non cioè sembra che non l'abbia fatto, no? Poi uno può dare un perché e chi ascolta può dire no, ma guarda, questo perché, vabbè, ho capito perché hai fatto così, quindi capisco che l'hai fatto tu, però secondo me il ragionamento è sbagliato, quindi qui non va bene.
no? Perché appunto messo nel hai duplicato 3 volte lo stato in 3 posti diversi dell'applicazione. Questo non va bene, no? È vero che hai fatto un ragionamento, capisco che hai fatto un ragionamento, però lo stato, no, non, cioè la sorgente di informazione dovrebbe essere una, non tre, in 3 posti diversi, perché poi devo aggiornarla a tutte le parti, si desincronizza, eccetera, eccetera, no? Quindi questa è la cosa che viene valutata, se vogliamo, in questo caso un po' negativamente. Però, cioè, uno ha spiegato delle motivazioni, non erano motivazioni corrette, e per cui prenderà un voto un po' peggiore di quello che avrebbe potuto prendere. Però ha spiegato, no? Quindi il fatto che spieghi dovrebbe andare da sé col fatto che avete fatto voi il progetto. Domande di teoria, appunto, non vedo domande di teoria da sole, isolate, ecco. No? Cioè, non è che non credo proprio che ci mettiamo a chiedere, ma JavaScript, non so, qualcosa, le S6, le S8 supporta questo, supporta quello, cose strane di questo tipo, ecco. Passo alla prossima domanda, ok, intanto che mi ha scritto, grazie, spero di aver risposto. Quindi se io mi trovassi ad esempio in localhost slash important sotto la modale, dovrei continuare a vedere i task important. Null dovrebbe diventare localhost important add. Qui dipende da come organizza la sua applicazione. Quindi, se continua a vedere i task important, questo mi verrebbe da dire, dipende da come vuole organizzare l'applicazione. Se vuole aprire la modale sopra il tutto, sì, se no, no, non è fondamentale, nel senso. Cioè, può aprire una finestra modale anche sopra il niente, nel senso può essere una nuova pagina, quindi uno potrebbe avere localhost slash add, no? È chiaro che se voglio poi chiudere e tornare all'important, l'important devo avere questa informazione da qualche parte, no? Per cui questo importante da qualche parte in qualche stato deve restare. È vero che abbiamo detto è uno stato di navigazione, però nel momento in cui mi sparisce dalla navigazione, se lo voglio mantenere, devo memorizzarlo da qualche parte. Quindi questo è anche un po' un trade-off da capire nel momento in cui si scrive il codice dell'applicazione. Cioè, io non voglio scrivere diciamo, il codice che mi dice su che pagina sono, che era vecchio approccio col mod, no? View, add, edit, eccetera. D'altronde, se però ho bisogno di memorizzare un'informazione di stato, devo farlo. Quindi l'informazione di stato è un filtro selezionato. Va bene. E poi l'ho riflesso anche sull'URL di navigazione, va bene. Però fondamentalmente quella è un'informazione di stato, se io la voglio mantenere. Quindi adesso la modal appunto pone un po' di problemi, ma è anche giusto vederli, no? Perché sennò sembra che sia tutto liscio sempre. È un po' come la storia della checkbox colorata, no? Ah, vabbè, allora sono tutto di CSS e non faccio più. Vabbè, quando mi chiedono qualcosa andrò a cercare e poi incontro questi problemi un po' particolari. E devo capire che ogni tanto c'è da ragionarci un po', andare un po' in giro a cercare come si può fare. Non sarò l'unico che ho questo problema e vedo. E qui con la modal di nuovo, la modal è una di quelle cose da pensare bene.
Adesso l'abbiamo scritta nel testo perché volevamo appunto che uno ci ragionasse un po' sopra, no? Ma magari per esempio nel testo del progetto, per l'esame, non è che c'è scritto Zuzanna Moda, uno può semplicemente fare un'altra pagina, chiuso, no? Quindi il problema non si pone più. E quindi non è che sarà slash import slash add, ci sarà slash add e poi torno indietro e poi torno indietro e devo decidere dove andare. Posso farlo andare sulla base di una, diciamo, uno stato che è il filtro selezionato, oppure decido che il filtro viene perso nel momento in cui si apre la nuova finestra. Insomma, devo un po' capire cosa voglio fare io. Quindi avremmo potuto decidere di usare una modale in una pagina separata. Volendo, sì, secondo me sì. Adesso copio la domanda, ma direi di sì. Quindi non. Quindi nel testo viene detto. Pagina separata, poi come sempre non è che sia importante andare a risolvere il laboratorio per filo per segno. Noi speriamo che col testo del laboratorio vi facciamo incontrare una serie di situazioni che secondo noi è importante vedere nel momento in cui provate a sperimentare con questo tipo di applicazioni. Possiamo anche sbagliarci nel testo, magari pensiamo ad una cosa, pensiamo sia semplice, invece poi confondere le idee anziché chiarirle. I laboratori non è che vanno consegnati, no, abbiamo deciso che non andavano consegnati già quando abbiamo pensato alla progettazione del corso e quindi per sé non è obbligatorio fare tutto, perché non è che vi dà un punto in più aver fatto tutti i laboratori. Riteniamo che però aver seguito i laboratori, aver provato a svilupparli, vi dovrebbe dare tutte le competenze in termini sia pratiche di scrivere il codice, sia di ragionamento da fare. Problemi da porsi nel momento in cui uno deve sviluppare un'applicazione per conto suo, come appunto il progetto dell'esame. Ok. Ci sono altre domande? Come sempre non è obbligatorio stare qui tutto il tempo, appunto queste sono ore in più, spero utili, però appunto non vogliamo trasformarle in lezioni, perché altrimenti appunto il corso diventa da 8 crediti e non da 6. Poi è chiaro che la curiosità ci avrebbe spinto anche molto oltre, nel senso abbiamo trascurato tutta una serie di argomenti e poi quando uno va a realizzare un'applicazione vera, magari più grossa, si ritrova. Però riteniamo che ci siano le basi per capire come funziona una single page application, in questo caso con un framework particolare che è React, però il problema della navigazione tra le pagine del router ce l'hanno tutti i framework, quindi capirlo qui vuol dire averlo capito per tutti i framework. Poi Tizio, Caio, cioè il framework ABC lo implementerà in maniera diversa, Angular avrà il suo modo, Vue il suo modo e tutti gli altri framework il suo modo. Però il problema è sempre quello, cioè far apparire chi si è su diverse pagine, aggiornare gli URL e tutto quanto senza ricaricare la pagina. E fare anche chiarezza nello stato interno dell'applicazione. Cioè, questo è il concetto che dovrebbe passare. Poi va bene, c'è React router e dobbiamo scrivere le route in questa maniera: link to redirect e c'è render e React deve farlo col render e va bene. Però, e questo è però un dettaglio di React. Il problema del routing è di tutto, è di tutti. Il problema dell'autenticazione è di nuovo di tutti.
Quindi abbiamo, spero, cercato di dare gli elementi necessari a capire come deve funzionare una single page application e come deve e quali sono i problemi, e poi, diciamo, per riuscire a fare qualcosa in pratica come fanno in React. Ok. Domanda fuori contesto, proviamo a vedere se la so. Dunque, si sa già chi sarà il professore di Web Application 2, in modo da potergli chiedere qualche informazione prima di scegliere materie, scelte, crediti liberi. Io credo, però appunto, qui lo dico e qui non voglio dirlo, nego, nel senso che non lo dico e resta registrato, però insomma, salvo imprevisti, io penso che continuerà, cioè sarà il professor Malnati, che adesso fa il corso di applicazioni internet e che quindi dall'anno prossimo, quest'anno è l'ultimo anno che viene erogato applicazioni internet, e dall'anno prossimo farà Web Application 2 perché non ci sarà più applicazioni internet. Cioè, i corsi sono stati riorganizzati con questo Web Application 1, obbligatorio per quasi tutti, nella magistrale, e poi c'è Distributed System Application, no, Distributed System, come si chiama? Distributed System, adesso non mi ricordo più, comunque quello del professor Sisto, che è abbastanza simile al vecchio programmazione distribuita 2, e poi ci sarà appunto applicazioni web 2, che sostanzialmente, non voglio dire che è il vecchio applicazioni internet, perché in realtà il programma cambia, no? Perché faranno molto più parte server e così via, però sa, dovrebbe essere per Malnati, ecco. Far sì che un utente non loggato possa vedere una pagina generale con tutti i task condivisi, basta mettere la funzione che restituisce tutti i task condivisi nel server prima di app using JWT. Oppure esiste un altro modo? No, va bene così, nel senso che sul lato server, anzi, prendiamolo dal web. Sul lato server, così intanto vi faccio vedere anche, c'è React Scores Server. Tutto ciò che mettete dopo aver installato il middleware JWT richiederà l'autenticazione. E quindi sì, tutto ciò che mettete prima non la richiede. E qui c'è fondamentalmente File Server JS. E quindi il nostro collega sta dicendo, ecco, se io scrivo app use JWT eccetera, no? Vuol dire che da qui in poi tutte le root app.qualcosa, siccome app si ricorda che qui ho scritto use, richiederanno l'autenticazione. Quindi se voglio qualcosa senza autenticazione lo metto prima. Sì. L'alternativa è non fare app use. Però vuol dire che ogni volta che vi serve qualcosa bisogna fare come ho fatto qui, cioè scriverlo esplicitamente nella lista dei middleware da eseguire per quell'endpoint. Siccome io qui ne avevo una caterva, cioè fondamentalmente volevo che tutti fossero autenticati col JWT, tranne il login, che infatti il login è prima, no? Chiaramente non posso autenticarmi se non ho il token, cioè se richiedo il token di autenticazione per autenticarmi è un controsenso, no? Ok, siccome tutti quelli dopo, io volevo che fossero richiedessero l'autorizzazione con JWT, ho l'ho messo nel app use. Se non voglio, sì,
posso fare diversamente, appunto, e posso mettere delle API prima. Questa è una maniera abbreviata di fare le cose, no? Se voglio il controllo più granulare, devo ricordarmi di mettere JWT in ogni root. Tipo qui, JWT, poi RESTREC, qui JWT, RESTREC. E tra l'altro così potrei anche personalizzarlo per ognuno. Se voi andate a vedere sulla documentazione di JWT, si può anche mettere require credential false. Quindi fondamentalmente mettere il middleware, però non dare una risposta di errore se non c'è il token, e quindi distinguere nel codice se c'era il token o non c'era il token e dare due risposte diverse nella stessa root. Però questo appunto, nel momento in cui uno ha capito il meccanismo, poi se vuole estendere, vuole fare cose diversamente, basta che vada a vedere. Diciamo la documentazione del middleware, vede, magari c'è anche un meccanismo già previsto, perché non è solo lei che ha questo problema, no? Dovete sempre pensare, se un problema è sufficientemente generale, probabilmente c'è qualcuno che l'ha già avuto e molto probabilmente c'è qualcuno che ha già provato a risolverlo e l'ha risolto. Però sì, nel nostro esempio, visto che vogliamo mantenere tutto semplice, la mette prima di app use JWT, finito. Rimane però accessibile a tutti sempre. Tutto qui. Io non l'ho fatto perché in questo caso a un certo punto, avendo messo il login eccetera, volevo far vedere, questi erano gli esami, solo gli esami dell'utente, quindi volevo, quindi ho imposto che ci fosse l'autenticazione, ho imposto di conoscere, che dovevo conoscere l'utente per andare a chiedere la lista degli esami. Se avete altri dubbi o domande, mi permetto solo di raccomandare di andare a dare un'occhiata a questi esempi, non perché siano il Vangelo, perché anche noi facciamo degli errori e magari certe cose può darsi che si possano fare meglio. Anzi, mi verrebbe da dire, quasi sicuramente sarà qualcosa che si può far meglio. Però almeno vi danno un punto di partenza e quando siete bloccati e non avete l'idea di come proseguire, non sapete come, da che parte partire e così via, andate a vedere se c'era un qualcosa di simile come problema negli esempi che vi abbiamo messo a disposizione e andate a vedere come l'abbiamo risolto. Spesso tra l'altro cerchiamo anche di risolvere cose in maniere differenti. Per esempio, adesso lo vedrete poi con gli UX, lo stato, si può fare un use state per singola variabile, uno use state per un oggetto, no? Magari da una parte lo facciamo così, dall'altra lo facciamo in un'altra maniera, così vedete entrambe le implementazioni. Anche il professor Cono che è andato a fare la parte del client server example, ha fatto, a parte i tre differenti approcci, corso, proxy eccetera, va bene, quello era uno specifico punto, però nel momento in cui ha aggiunto il router, anche lui ha cercato di fare un po' di diciamo di cose varie, per esempio fare un render con le props, fare il filtro qui, piuttosto che usare uno switch annidato, piuttosto che adesso mi sembra movie form, ecco, vi ho fatto vedere per esempio stay submitted, lui fa redirect, quindi questo è il modo per fare il submit del form,
E così via. Quindi, cioè, c'è un po' di variabilità in questi esempi e abbiamo cercato di tenerla proprio per far vedere differenti approcci, no? Nel momento in cui uno è piantato su, non so come implementare il form. Di form ne abbiamo fatti, ne avete due o tre, andate a dare un'occhiata. Quindi, che so, per esempio, c'è due bottoni, se andate a vedere l'applicazione, uno dentro il JavaScript è un button e l'altro un link. Perché uno vogliamo fondamentalmente che faccia la submission del form, no? Perché è stato fatto type submit e quindi la fa automaticamente e andiamo a agganciare poi, no, più sotto l'evento col prevent e default e fare tutte le nostre operazioni. E l'altro abbiamo fatto un bottone con un link, che tanto non doveva fare niente se non navigare da un'altra pagina. Abbiamo fatto un link, però se vedete prende la forma del bottone, semplicemente perché abbiamo dato la classe bootstrap del bottone. Quindi, come dire, ci fa un link rotondo a forma di bottone. Ok, se non ci sono altri dubbi o domande, io vi ricordo sempre, lo farò ancora più volte, soprattutto secondo me voi siete quelli che seguite di più, quindi magari l'avete già fatto, questionario CPD, mi raccomando di compilarlo per favore, soprattutto nelle parti verdi, ma scusa, l'ex foglio verde, cioè la parte dove potete lasciare i commenti liberi, che fondamentalmente legge poi il docente, in cui si possono ricevere dei feedback in forma anonima, completamente anonima. Quindi potete scrivere: il corso fa schifo, il corso era bellissimo. E tra questi due estremi, qualsiasi cosa, possibilmente costruttiva più che altro perché. Se possiamo migliorarci, siamo ben contenti di farlo, ecco. Non so, cose che vi sareste aspettati che fossero state trattate, di più, di meno, meglio, peggio, peggio forse no, però diciamo di meno, perché ritenete meno importanti, oppure, non so, commenti, suggerimenti su come fare meglio le cose. Anche diciamo, rispetto a questa condizione che ci ha visti costretti a fare tutto da remoto, se avete dei commenti, cose, scrivete tutto quello che desiderate. E poi appunto ricordatevi solo per favore di cliccarlo, chiuderlo. Non voglio dire che sia la modalità preferita, però se proprio siete scocciati e non volete farlo, potete anche solo aprire e scrivere non risponde e chiuderlo immediatamente. E conta come fatto. chiaramente non è la cosa che auspichiamo, però insomma. È importante avere questo feedback per tutta una serie di motivi. Tra l'altro mi hanno infilato nella commissione il CPD. Quindi vedo anche l'altro lato. Non è che vedo i vostri giudizi, nessuno vede i vostri giudizi singoli, cioè quelli sono anonimi, punto. Però vedo, diciamo, quelli che pensano come formulare le domande, eccetera. Quindi è importante fare tutto questo procedimento perché effettivamente poi serve, cioè c'è un processo di miglioramento in atto nell'Ateneo e nei singoli corsi. Senza feedback non riusciremo a farlo. Quindi è tutto, è un qualcosa che effettivamente serve e che tra l'altro siamo anche obbligati dal MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, come la sigla, Istruzione Università Ricerca, no? A fare come meccanismo, diciamo così, di, se volete, controllo qualità, che è un po' brutto, che sembra che siamo un'azienda che costruiamo bulloni, però fondamentalmente è un meccanismo di feedback che ci consente di capire se stiamo andando nella direzione giusta o no. Ok, non vedo altre domande.
Direi che abbiamo già usato abbastanza del vostro tempo. Comunque ci siamo sempre su Zdak, avete visto, non è che rispondiamo nel giro di 5 minuti ogni tanto, ma nel giro di qualche ora, tranne la notte, di solito rispondiamo. Va bene, grazie e ci vediamo domani. Tanto domani c'è il laboratorio, prima ora e mezza come sempre con Luigi e la seconda ora e mezza con me per qualsiasi dubbio o domanda. Grazie e ci vediamo domani.